Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Questo luogo che non conoscono i pellegrini, siamo proprio all'interno del convento, a due passi dal refettorio, proprio qui, ecco queste tre lastre del pavimento sono rimaste intatte proprio per volere dei guardiani. In questo luogo, racconta padre Mariano Palladino, che è uno degli assistenti di padre Pio, che dinanzi a questo quadro della Madonna, dove padre Pio si fermava spesso nel corridoio del chiostro, in uno dei suoi delle sue colluttazioni, il demonio lo scaraventò a terra con una tanta violenza che la pietra più grande ne restò segnata. Questo ci racconta quanto fu imponente e soprattutto costante la battaglia contro il demonio sin dai suoi primi anni di vita, perché lo stesso padre Mariano Palladino, che ha raccontato questa esperienza di padre Pio nelle sue memorie, ce ne racconta un'altra. La grande vicinanza dell'Arcangelo Michele nei confronti di padre Pio viene anche sottolineata da una sorta di visione che ebbe una sua figlia spirituale nella grotta di San Michele. Lei vide l'Arcangelo e la culla di padre Pio, la culla del piccolo Francesco. A un certo punto la figlia spirituale andò da padre Mariano e raccontò tutto. Padre Mariano, temendo che fosse un'allucinazione, dato che aveva in quel periodo la possibilità di stare accanto a padre Pio come assistente, raccontò l'episodio. E allora subito padre Pio rispose: guai a me se non ci fosse stato San Michele. A quest'ora avreste visto padre Pio sotto i piedi di Lucifero.